Ho una settimana per affrontare la mia peggiore paura, cioè dovrò parlare di fronte a tante persone, per un'occasione importante anche. Il problema è che sono balbuziente. E quindi posso chiederle? No, I mean... No, qui con la telecamera non balbetto, ma quando sono con le altre persone tendo a balbettare, balbetto praticamente sempre. E quando ho di fronte un audience, delle persone che mi stanno ascoltando, beh, lì tendo a balbettare veramente, veramente tanto, perché ho l'ansia. Nella sua testa. Per fortuna che è arrivata una... È la prima volta che è uscito Michelangelo. Su serio. E più ansia, più paura c'è, più balbetto. Cioè, immagina quanto sia per le persone una paura il fatto di parlare in pubblico. Immagina se ci fosse la reale possibilità, come nel mio caso, che la mascella si blocchi completamente e cominciasse a fare come già mi è successo in passato. Per esempio, quando ero più giovane, beh, certe volte parlare era per me veramente impossibile. Cioè, mi si bloccava completamente la mascella, facevo questi spasmi orribili che, cioè, solo parlarne ho ancora il senso di agitazione qua nel petto, cavolo. Io ho mollato l'università perché non riuscivo a dare gli esami orali. Cioè, in quella cavolo di università erano tutti esami orali. Per me era veramente un grosso problema. Ora va sicuramente meglio, però cavolo, ragazzi, cioè, questo è veramente il trauma della mia vita, cioè il fatto di balbettare. E più ci sono persone che mi ascoltano, più c'è la possibilità che io balbetti e più l'occasione è importante, è ufficiale. Più, cavolo, c'è la possibilità che io balbetti tanto. Questo giro, per esempio, devo volare a Verona, vivo in Portogallo, devo volare a Verona e c'è la presentazione del libro del mio socio, della prima volta che facciamo una cosa insieme dal vivo di fronte a tante persone. Ora, il punto è che io non posso lavorare sulla mia balbuzia, ok? Posso lavorare però sulla mia ansia e sulla mia paura, perché meno paura c'è, meno ansia c'è, meno una persona balbuziente come me balbetta. Quindi, dato che lavorerò sulla mia paura e sull'ansia, che sono emozioni che abbiamo tutti, immagino anche tu, beh, ho pensato di fare questo video per mostrarti come lavorerò su queste emozioni per abbassarle. Userò infatti due, forse tre tecniche che sono provate dalla ricerca scientifica per riuscire a gestire meglio queste cavolo di emozioni così difficili. Userò queste tecniche nei prossimi giorni e, se possibile, filmerò anche l'evento, così ti mostrerò come andrà. La prima tecnica che andrò a usare si chiama peggiore fantasia. È stata creata al Palo Alto Mental Research Institute e dopo sviluppata ulteriormente in Italia dal professor Giorgio Nardone. Si basa sul fatto che più tentiamo di non pensare alle nostre paure, più tentiamo di sopprimerle, di calmarci, più la paura in realtà fa l'esatto contrario, spinge dentro di noi e alla fine ci sentiamo sempre più agitati. Quindi il provare a calmarsi è una tentata soluzione disfunzionale, è un tentativo di risolvere il problema che in realtà lo peggiora. Solo quando la paura è poca, in quei casi certo che puoi calmarti, non ci vuole niente, ma quando la paura è tanta, beh, in quei casi tentare di calmarti ti si ritorcerà contro e ti sentirai inevitabilmente più ansioso. Di conseguenza, quello che facciamo con questa tecnica per sbloccare la situazione è fare l'esatto contrario. Andiamo con l'immaginazione a cercare le nostre ansie e le nostre peggiori paure. Sì, ok, mi direi tu, ma come si fa nella pratica? Beh, lascia che te lo mostri. Per prima cosa, trova un posto tranquillo e metti la sveglia dopo 20 minuti. Chiudi gli occhi e inizia a immaginare le tue peggiori paure, le cose peggiori che ti possono succedere. E cerca di essere più ansioso e spaventato possibile proprio per queste paure, per questi tuoi timori. Peggio provi a stare, meglio è. Lo so, sembra assurdo, è strano, vero? È paradossale ed è per questo il motivo per cui funziona. E in realtà è più facile di quello che pensi. Perché più provi a essere ansioso in quei 20 minuti, più provi ad avere paura, meno paura e ansia proverai. Il consiglio è di provare 20 minuti al giorno per alcuni giorni consecutivi, preferibilmente alla stessa ora. Durante i prossimi giorni farò proprio questo esercizio e vedremo il risultato il giorno in cui dovrò parlare in pubblico. Sono in aeroporto e stanotte non ho dormito molto, mi sa che è l'ansia che sta aumentando, perché praticamente ieri sera ho realizzato che ci sarà molta più gente di quello che pensavo alla presentazione del libro, perché già noi abbiamo tanta gente da portare, ma ce ne sarà il doppio di quello che pensavo, perché Valerio Rosso, il famoso psichiatra che ha più di 100.000 dannati follower su YouTube, beh, anche lui verrà alla presentazione. Ovviamente ci fa strapiacere, però ci sarà ancora più gente, quindi ragazzi, vabbè, vediamo come va. Intanto adesso vado a prendere l'aereo con la mia famiglia e vado in direzione Verona.
Ho trovato la foto di questo bambino e ho pensato di parlartene perché, vedi, questo bambino ha sofferto un sacco. Ha sofferto un sacco alle elementari per la balbuzie perché non riusciva a parlare molto spesso e i bambini lo prendevano in giro in continuazione. Questo bambino ha sofferto alle medie, ha sofferto alle superiori, sempre per lo stesso motivo. Ma non voglio stare qui a piangermi addosso, assolutamente. Voglio invece raccontarti di come dalla sofferenza in realtà sia nata la mia vita come ora e soprattutto come io sia riuscito a lasciare andare molte paure, a lasciare andare il senso di sentirmi uno schifo, di sentirmi una merda, di sentirmi inadeguato e di come grazie a un sacco di impegno alla fine sia riuscito a superare il mio problema principale, anche se non l'ho annullato, cioè io balbetto ancora, però come in realtà riesca a parlare nella maggior parte delle situazioni senza particolari problemi, a parte quando parlo in pubblico, infatti vedremo come va dopo. E quindi vorrei raccontarti la storia un po' della mia paura, dei miei timori, perché boh, magari forse può essere utile a qualcuno. Questa foto l'ho trovata nella stanza dove ho dormito per un sacco di anni, infatti sono nella mia vecchia stanza, nella casa dei miei genitori, infatti ci sono un sacco di questi cimeli. Quindi, parlandoti di me, il fatto è che fino ai 20 anni io mi sono sentito veramente una merda di persona, nel senso che mi sentivo meno degli altri, mi sentivo completamente sfigato e questo era dovuto a una forte balbuzie. Ora io non so tu quanto sappia della balbuzie, però ho bisogno di spiegarti un po' come funziona per dopo parlarti di quello che forse ti interessa un po' di più, cioè della paura e dell'ansia. Ma se non ti interessa sapere della balbuzie, probabilmente qua metterò dei capitoli per mandare avanti. Vedi, il fatto è che ci sono veramente tantissimi tipi diversi di balbuzie, cioè le persone balbettano in modo completamente diverso. E sì, è balbuziente anche quel tuo amico che ogni tanto si inceppa un po', ma è anche balbuziente la persona che ha continui spasmi e non riesci praticamente a capire quello che dice. Varia moltissimo da persona a persona e varia anche moltissimo nel tempo. Ma se prendi una singola persona, vedrai che anche prendendo una persona ciò che cambia è la situazione. Cioè se prendi quella persona e la metti ad ansia praticamente zero, che per me, non so bene perché, ma è davanti alla fotocamera per fare un video, io come vedi, sì, ecco, vedi, ogni tanto faccio qualche micro balbettata, ma praticamente diciamo che non balbetto. Se vado fuori con già un'altra persona, lì balbetto sempre. Se le persone sono tante, come per esempio parlare in pubblico, c'è la possibilità che io balbetti veramente, veramente tanto. E in passato ho fatto delle figure che solo pensarci ora ho un senso di ansia che mi prende al collo e al petto che, guarda, indescrivibile. Per esempio quando dovevo leggere a voce alta a scuola i cavoli di professori, non so perché all'epoca non avevano ancora capito che non è che non ero capace di leggere, sapevo leggere, non sapevo parlare a voce alta leggendo, beh, quei momenti me li ricordo come tutta una cazzo di serie di traumi, perché il professore ti fa leggi, io dovevo leggere e per me leggere era una cosa impossibile a voce alta, cioè ero lì casa, cioè funzionava così per ogni diavolo di parola. Ecco, questo è solo un esempio, te ne potrei fare tante altre. Le interrogazioni, dei traumi, non riuscivo a parlare. L'esame di maturità, avrò detto, non lo so, 40 parole in 40 minuti, è stata una cosa indescrivibile. Insomma, gli anni della mia vita da più giovane sono stati veramente, veramente, veramente brutti per questa cosa qua. Ora, qual è la causa della balbuzia? Perché alcuni pensano che sia semplicemente non sapere cosa dire o perdersi o essere timidi. Non c'entra niente. La causa della balbuzia è un problema cerebrale. Ora, con gli scan che si fanno al cervello, si vede che ci sono delle regioni del cervello che hanno meno sangue della normalità. Ci sono delle altre parti che non sono collegate come nel cervello di persone non balbuzienti e questo causa la balbuzia. Infatti si sta discutendo se la balbuzia dovesse insomma essere considerata una disabilità. Ora, il punto è che non c'è una cura definitiva per la balbuzia che la fai e ti passa. Ci sono dei corsi, delle tecniche, ma ti fanno migliorare un pochettino. Io ne ho fatti veramente tanti e un po' sono migliorato, ma in realtà quelli non hanno fatto la vera differenza per me. Allora, quando avevo circa 20 anni, mi sono detto, ok, funziona così. Per ogni balbuziente, più hai l'ansia, quindi tendenzialmente più ci sono persone che ti ascoltano, più la situazione è importante, più balbetti.
Quindi che cosa posso fare? Se non posso curare la balbuzie, magari posso diminuire l'ansia, diminuire la paura. In questo modo, se diminuisco la paura nelle situazioni in cui di solito balbetto tanto, beh, se ho meno paura, meno ansia, forse, si spera, balbetterò di meno. Quindi mi sono chiesto, in quei momenti, qual è la paura? Qual è la cosa che mi terrorizza? Mi terrorizza il giudizio degli altri. Mi terrorizza che gli altri mi vedano e dicano, ah, balbuziente, o anche non ridendo, cioè che comunque mi vedano come qualcosa di meno, di difettoso, che non va bene, insomma, mi vedano così. Quindi mi sono detto, devo diminuire questa paura, la paura del giudizio degli altri. E ho cominciato a lavorare proprio su questa paura qua. Quindi ho cominciato ad appassionarmi al mondo della crescita personale, ho cominciato a fare esercizi per diminuire il mio timore, la mia paura del giudizio degli altri. E piano piano, con un sacco di sforzo, un sacco di figure di merda, un sacco di casino, alla fine ho diminuito la paura del giudizio degli altri. Cioè ora me ne sbatto molto di più di quello che gli altri pensano di me. E questo mi permette di parlare molto meglio, perché ho meno ansia, meno paura, e quindi comunque balbetto, perché quando parlo con gli altri balbetto praticamente sempre, ma riesco a esprimermi perlomeno. Cioè prima non riuscivo neanche a parlare in tante situazioni, ora riesco a dire bene o male tutto quello che devo dire nella vita normale. Nel parlare in pubblico non lo so, perché praticamente non mi capita mai, quindi vediamo come andrà oggi pomeriggio. E ovviamente questa qua non è la cura per la balbuzia, io vorrei avere la cura per la balbuzia, così potrei aiutare 70 milioni di persone che soffrono, che hanno traumi continui per questo cavolo di problema. Cioè l'1% della popolazione mondiale balbetta, è tantissimo se ci pensi. Questa no, non è la cura per la balbuzia, questa è la mia storia, è quello che ha funzionato per me e spero magari di poter dare una mano a qualcuno, anche che non balbetta. Ovviamente sto facendo questo video per tentare anche di dare una mano, non solo per la balbuzia, ma anche a tutte le persone che hanno paura, hanno ansia. E il messaggio che vorrei passare è che si può cambiare. Cioè, se penso come è stata la mia infanzia, se penso come sono stati gli anni dell'adolescenza, fino ai 20 anni, sono stati tremendi, tremendi. Solo a parlarne, vi giuro, sento una sensazione di orribile qui al petto. Però le cose sono cambiate, le cose sono cambiate. Cioè io a 20 anni non sapevo cosa fare della mia vita, perché avevo mollato l'università, non riuscivo a dare gli esami, pensavo che la mia vita fosse finita, non sapevo veramente cosa fare, non potevo trovare un lavoro perché non riuscivo neanche a fare le telefonate, cioè robe terribili. Però dopo, con l'impegno, cercando soluzioni, con un sacco di figure di merda, ma con anche successi, sono riuscito a creare una vita che mi piace, ho un lavoro che mi piace, ho una donna che amo alla follia, sono sposato con una donna che amo veramente alla follia e ho due bambini che sono stupendi, stupendi. E tutto questo perché non ho mollato. Quindi se posso mandare un messaggio è diavolo, cioè non mollate ragazzi, perché c'è della cazzo di luce in fondo al tunnel, anche se ora magari non lo vedete. Mentre finisco di prepararmi, vorrei parlarti della seconda tecnica che uso per abbassare la mia ansia e la mia agitazione. Ma in realtà questa tecnica non la abbassa, la cambia, la trasforma in qualche cosa che ti è utile quando provi queste sensazioni. In pratica, in alcune università americane sono stati fatti una serie di studi per vedere come le persone agiscano nei confronti dell'ansia e se ci siano dei modi per usare l'ansia a proprio vantaggio. In uno di questi studi è stato preso un gruppo di persone che doveva fare uno speech, doveva parlare in pubblico di fronte a molte persone. Hanno preso questo gruppo e lo hanno diviso in due sottogruppi. Al primo gruppo è stato detto di tentare di calmarsi e di dirsi ripetutamente: sono calmo, sono calmo, sono calmo, sono calmo. In pratica gli è stato detto di tentare di controllare l'agitazione. Al secondo gruppo invece è stato detto l'esatto contrario. È stato detto di dirsi: sono eccitato, ho questa energia perché sono eccitato, sono eccitato, sono eccitato. Ovviamente, beh, a nessuno dei due gruppi è sparita l'ansia di colpo per magia. Però al secondo gruppo, quello a cui è stato detto di dirsi sono eccitato, sono eccitato, quel gruppo ha detto di sentirsi in media più pronto per dare la presentazione. E non è finita qui, perché i ricercatori hanno dato all'audience che
li hanno ascoltati, che hanno ascoltato lo speech, gli hanno dato dei report per valutare le varie persone dei due gruppi, per valutare quanto erano convincenti, quanto erano capaci di parlare, quanto erano carismatici, eccetera, eccetera. E la cosa interessante è stata che il gruppo a cui è stato detto di dirsi sono eccitato, sono eccitato, sono eccitato, beh, quel gruppo, pensa che quel gruppo è stato valutato in media come più carismatico, come più convincente, eccetera, eccetera. Cioè è stato valutato come più bravo nel parlare in pubblico. Questo vuol dire in pratica che se non tentiamo di sopprimere la nostra agitazione e anzi la tramutiamo in eccitazione che ci è utile per fare quello che dobbiamo fare, questo ci consente di fare meglio quello che dobbiamo fare. In altri termini, tentare di calmarsi in molti casi è una tentata soluzione disfunzionale, cioè quindi una soluzione che noi pensiamo che funzioni ma che in realtà ci fa sentire peggio, perché sopprimere tutta questa energia che abbiamo in realtà ci fa sentire ancora più agitati. Di conseguenza, quello che faccio quando mi sento agitato per qualcosa che devo fare di importante, come in questo caso, non tento mai, mai, mai di calmarmi. Non mi dico mai, no, no, dai, andrà bene, andrà bene. No, 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 faccio l'esatto contrario. Dico, wow, wow, senti questa energia, sono eccitato. E sì, anche se è timore, anche se è paura, la sento perché la sto sentendo, cioè mi sto cambiando, sto per andare, quindi, insomma, lo so che fra poco succederà e in questo momento, come nei giorni scorsi, mi dico sono eccitato, sono eccitato, sono eccitato. Uso questa energia per provare a parlare il meglio possibile, per provare a parlare in modo convincente, a divertirmi e a creare qualche cosa di bello anche per le persone. Buonasera a tutti, vi chiedo un applauso per iniziare, vi ringrazio per... Il libro lo vedete accanto a me, lo presentiamo stasera, Stare in piedi tra le onde, manuale di gestione delle emozioni. Con l'autore sul palco ringrazio Marco Zamboni e Valerio Russo. Buonasera a tutti, siamo qui riuniti perché Gennaro l'ha fatto di nuovo, ha scritto il suo secondo libro, che è un bellissimo manuale sulla gestione delle emozioni. Io, in quanto persona che tende a balbettare, sento parecchia emozione in questo momento, cioè sento un po' la gola, il petto, abbastanza teso, devo ammetterlo. Sono agitato e quindi mi fate un bel applauso, grazie per questa cosa che mi sono inventato. Ci ho messo una settimana, quindi grazie. Grazie. Ok, quindi cominciamo. Gennaro, volevo chiederti, ci sono tantissimi libri che parlano di emozioni, in che cosa si differenzia il tuo rispetto a tutta quella valanga che si può trovare in una libreria? Sono appena tornato a Lisbona con moglie e figli e hai notato la terza tecnica che volevo mostrarti, l'ho usata proprio durante la serata. Si chiama dichiarazione del perturbante segreto, un nome così grosso, in realtà per indicare qualche cosa di molto semplice. Nella pratica, quello che ti suggerisco di fare quando sei agitato e stai per parlare in pubblico è dire che sei agitato. Quindi dichiarare l'emozione che stai provando, che nella maggior parte dei casi sarà agitazione. In più, se c'è qualche cosa che ti sta causando ancora più agitazione, qualche cosa di cui sei particolarmente preoccupato, nel mio caso la paura di balbettare, beh, la cosa migliore da fare è dirlo. Quindi se hai paura di una cosa specifica, se hai paura di sbagliare, se magari ti sei macchiato la camicia e sei sul lavoro e ti dà fastidio perché devi presentare, la cosa migliore da fare è dirlo e magari scherzaci pure su. Gli altri rideranno, faranno un sorriso e magari ti potranno anche fare un bel applauso incoraggiante. Ma come mai funziona questa cosa all'apparenza così semplice? Beh, in realtà non è semplice per niente. Nella pratica, quando siamo agitati e dobbiamo fare un discorso in pubblico, noi temiamo inconsapevolmente che gli altri notino la nostra agitazione. E questo timore fa sì che noi tendiamo a tentare di non comunicare con il nostro linguaggio del corpo, con le nostre parole, la nostra agitazione. Ma questo tentativo di sopprimere l'agitazione fa sì che ci agitiamo ancora di più, perché siamo agitati sia per parlare in pubblico, sia anche perché non vogliamo che gli altri notino la nostra agitazione. E questo circolo vizioso fa sì che siamo sempre più agitati. Questo si risolve dicendo, ehi ragazzi, sono agitato. Ovviamente puoi usare queste parole, puoi usare altre parole, quelle che ti vengono più spontanee e più naturali. Nel mio caso, dire all'audience che provavo agitazione, che avevo delle certe sensazioni fisiche, dire anche che avevo timore di balbettare, beh, mi ha aiutato subito. In quel momento l'ho detto e ho sentito,
L'agitazione è andare giù, iniziare ad andare giù. Quindi questa tecnica, più ovviamente le altre due che sono state importantissime, mi hanno aiutato a avere proprio una bella serata. Alla fine ho balbettato molto molto poco. In realtà ho balbettato molto meno di quando parlo con le persone uno a uno, perché probabilmente riducendo così tanto l'agitazione sono riuscito a stare attento sulle parole e incepparmi veramente veramente molto poco. Ma veniamo a te, perché forse l'avrai già notato, no? Ma queste tre tecniche hanno in comune un mindset molto specifico, che è un mindset di accettazione delle emozioni. Invece di scappare dalle emozioni, invece di tentare di sopprimerle, invece di trattarle come qualcosa che non vorremmo avere, facciamo l'esatto contrario. Andiamo verso di loro, andiamo verso di loro. Le accettiamo e usiamo quell'energia come una semplice attivazione energetica del nostro corpo che ci può essere utile per fare quello che vogliamo fare. Oltre a usare questi tre strumenti, la cosa che ti consiglio è fare una lista di tutti gli step che ti servono per andare dal punto in cui sei fino alla cosa che ti fa tanto, tanto, tanto paura. In questa lista scriverai tutte le cose che ti fanno un po' timore, sempre più timore, partendo dalla più piccola alla più grande, fino ad arrivare piano piano a fare quella cosa che ti fa tanta, tanta paura, di modo tale che ogni passo tu faccia qualche cosa che ti dà un po' di discomfort, un po' di timore e prendi coraggio. Quando fai il passo successivo prendi ancora coraggio e ancora di più, sempre su, fino alla cosa che ti dà più timore. Quindi il primo passo da fare è fare un'azione molto piccola ma importante, che è la prima che ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo. Un'azione piccola come, per esempio, cliccare like a questo video e, perché no, iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!